Francesca Caldarone nella chiacchierata con il nostro Marco Raboni, direttore editoriale di taccuinocentese.it e TC100 Web TV nella versione web, non le manda certamente a dire all'amministrazione comunale e al sindaco di Cento accorsi, chiedendone più volte le dimissioni. Sentiamo. Ferrara, 26 di gennaio 2024, di Marco Raboni per TC100 Web TV. Nostra esclusiva chiacchierata con la capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio Comunale Centese, Francesca Calderone, eletta per la prima volta nel Consesso Civico Centese nell'ultima tornata elettorale amministrativa centese, ottenendo un brillante risultato personale con 210 preferenze. È risultata la terza più votata di tutti i candidati presenti e la più votata dei candidati del centrodestra. Con la capogruppo faremo una chiacchierata a braccio, toccando i fatti più salienti del 2023. Sanità, manutenzione delle strade e stradelli, sicurezza dei cittadini, del grado urbano, il rapporto con l'amministrazione comunale, non sempre idillico, tutela delle frazioni, sono alcuni degli argomenti che stanno a cuore alla nostra ospite. Naturalmente chiederemo alla capogruppo Calderone un commento riguardo il nuovo anno che si è appena avviato, il 2024. Sentiamo quindi amici Marco Raboni che dialoga per noi con Francesca Calderone e buona visione a tutti. Ecco Francesca, la carne al fuoco ce n'è tanta e quindi cerchiamo di facciamo un piccolo bilancio, partiamo con un piccolo bilancio del 2023 per poi dopo addentrarci nel 2024 che è alle porte, che anche il 2024 come già si prospetta è un anno denso di avvenimenti, anche perché ci sono alcune tornate elettorali molto importanti, non ci tocca direttamente come comune, però le europee qui in primavera, poi dopo il prossimo anno ci saranno anche, se non sbaglio, le regionali, quindi c'è tanta carne al fuoco anche a livello elettivo. Quindi Francesca, vogliamo partire con un piccolo bilancio del 2023, insomma piccolo, in modo di dire piccolino, delle cose ce ne sarà tanto da dire, però diciamo così facciamo un sunto di quello che è successo a Cento e come gruppo avete portato avanti tutte le battaglie, vediamo che sei molto presente su alcuni temi come le strade, come le frazioni, che abbiamo visto che sulle frazioni, anche perché tu sei, diciamo così, sei residente in una frazione del Comune di Cento, Casumaro, dove tu lì a Casumaro stai lavorando molto bene e vediamo che i tuoi comunicati stampa che ci arrivano in redazione sono molto presenti sulle frazioni innanzitutto. Quindi Francesca, io ti lascio il campo. Bene, Francesca, a te la parola. Abbiamo cambiato un po' la coreografia perché, come dicevamo, il primo attore, insomma il protagonista di questa intervista sei tu, quindi a te la parola. Buonasera Marco, grazie per la tua disponibilità, sei sempre presente quando si tratta di ascoltare le istanze dei cittadini e prima hai detto che siamo rappresentati appunto in Italia da una donna, il nostro premier Giorgia Meloni, ne vado fieramente orgogliosa. Che sia proprio lei appunto a rappresentare gli italiani perché sta facendo un ottimo lavoro e sicuramente è un esempio non solo per me ma per tutti noi e soprattutto perché poi insomma è una donna, mi rende ancora più mi dà più forza per portare avanti appunto le battaglie. Hai detto che ricordiamo anche Francesca che tu a livello provinciale sei responsabile delle pari sì. Opportunità del tuo movimento politico. Io ecco. sono appena stata eletta nell'esecutivo provinciale di Fratelli d'Italia e faccio parte anche dei direttivi contro la violenza sulle donne e faccio parte appunto di due dipartimenti molto importanti, temi a me molto sensibili
Lavoro sempre su questo argomento dietro le quinte perché ci sono delle tematiche abbastanza impattanti che riguardano le donne e quindi cerchiamo di aiutare, di sensibilizzare l'argomento, non cercando però di, appunto, di pubblicizzare tante cose perché insomma si tratta veramente di cose delicate. Quindi sono felice sì, di aver ricevuto questa fiducia da parte del provinciale e insomma ci tengo perché che come hai detto è stato appena eletto, quindi siete appena sì, sono stata rieletta e nell'esecutivo siete... sì, c'è stato il rinnovo e sono stata sì, eletta anche lì nell'esecutivo provinciale. Ringrazio tutti i miei elettori per la fiducia insomma che hanno rinnovato in me anche questa volta. Anche perché qualcosa... forse era doveroso, anche perché ricordiamo, l'abbiamo ricordato anche in altre sedi, che sei la terza candidata più votata della provincia, cioè del comune dicendo con 210 preferenze scritte, che è molto importante perché non sempre l'elettore scrive sulla scheda qualcosa e scrivere il nome del proprio candidato è sempre molto importante. Sì, sono stata la terza più votata a livello comunale, ma è la più votata del centrodestra. E la cosa che mi ha stupito è che ci sono stati dei voti disgiunti, addirittura con la preferenza al Partito Democratico, con la mia preferenza come nome consigliere. Personale. Vuol dire che io sono arrivata anche al cuore delle persone che al di là del colore politico guardano comunque la persona, guardano quello che fai. E io ho dato veramente tanto per Casumaro, quando comunque ero presidente della consulta perché ero limitata nei miei poteri a poter lavorare solo lì, e probabilmente sì, qualcosa è arrivato. Le mie battaglie sono arrivate anche alle persone che non la pensano politicamente come me ed è quello su cui ho sempre dibattuto. Prima hai detto che c'è tanta carne al fuoco, che dovremmo parlare di tanto, in realtà non è assolutamente vero, perché di carne al fuoco ce n'è veramente poca con questa amministrazione, lasciami dire. E io continuo a lottare contro il nulla più assoluto, perché è quello che stanno facendo in questa città. L'hanno fatta morire, e Cento sta attraversando il suo periodo peggiore, e non esito a dirlo perché... è un dato di fatto, che poi mi vengano ad accusare che io faccio terrorismo, che spavento la gente andando a dire in giro certe cose, purtroppo sono i fatti che parlano da soli. Certo. E abbiamo assistito 3 anni fa circa, 2 anni e mezzo, alla vittoria dell'amministrazione di sinistra e noi insomma avevamo paura che succedesse l'irriparabile ed è accaduto. Grazie a questa amministrazione Cento ad oggi ha visto aumentarsi le tasse, cosa che non era mai accaduta, e paga un'imposta IRPEF altissima, la più alta, la soglia massima, quindi a me è stato risposto addirittura in consiglio comunale, mi è stato detto cosa vuoi che siano, inciderà tra le 20 e le 50 euro in busta paga ad un lavoratore. Io vorrei ricordare a questi signori che probabilmente non hanno problemi di alcun tipo che 50 euro al mese per una famiglia che deve andare avanti o per un pensionato che ha solo la pensione per poter fare la spesa, vi certo. Posso garantire che pesano tantissimo. 50 euro vuol dire dover rinunciare a un paio di scarpe al proprio figlio, a comprarsi magari una torta, un anziano, qualsiasi cosa. 50 euro sono tanti, quindi quando io sento rispondere a queste cose penso proprio alla classica sinistra che insomma, fa il povero con Rolex, insomma, vero? Esatto. Come disse una volta la nostra premier, beve champagne e mangia caviale mentre schifano i poveri. Comunque, lasciamo perdere perché... E quindi niente, Cento si è vista aumentare la tassazione, forse tanti non se lo ricordano. La scusa era stata quella che il governo probabilmente avrebbe tolto l'aiuto per quanto riguarda l'IMU inagibili, il governo l'ha comunque rinnovato questo aiuto, ma loro le tasse non le hanno assolutamente diminuite. Io ho lottato tanto per questa situazione, volevo fare anche degli emendamenti, ma veramente non c'è stato nulla da fare. Inizialmente ero un consigliere comunale molto costruttivo, ho cercato la massima collaborazione, ho tentato in ogni modo di farmi ascoltare, di portare istanze, di cercare di trovare degli accordi che andassero bene appunto per risolvere i problemi, perché
non mi stancherò mai di dirlo, quando ci sono i problemi, al di là che tu la pensi in un modo, la pensi nell'altro, il problema non ha un colore, certo, ma rimane un problema e quindi va risolto. E questa cosa probabilmente non arriva al centro di chi è al governo oggi a 100. E quindi niente, ci aspettavamo che, appunto, vedendo l'aumento delle tasse, ci fosse anche un aumento dei servizi. E invece cosa è accaduto? Quindi, assolutamente nulla. Anzi, è accaduto che questa amministrazione ha assunto dei dipendenti nuovi, dicendo, vendendola, che i servizi del comune di Cento sarebbero migliorati. Ad oggi non mi sembra affatto che i servizi del comune di Cento siano migliorati. E io perché sono la prima ad essere felice quando si assumono delle persone, però nel momento in cui un comune ha dei problemi gravi da gestire, mi sembra che andare a assumere dei dipendenti che ad oggi, certo, non hanno fatto la differenza, insomma, sia stato abbastanza un atto abbastanza grave nei confronti dei cittadini che si vedono spegnere le luci anticipatamente al mattino quando vanno a lavorare, quando i bambini vanno a scuola, cittadini che si vedono accendere le luci più tardi quando rientrano da lavorare o mentre i commercianti chiudono le loro serrande e devono andare a casa con gli incassi. Per quale motivo? Ci sono molti da lamentare anche sulla piazza, che molto spesso rimane al buio. La piazza rimane al buio, la piazza è un degrado totale. Io ho denunciato più volte la situazione che ci ritroviamo giornalmente quando giriamo, insomma tutti giriamo per Cento. Addirittura una volta, mentre ero in consiglio comunale, c'erano dei personaggi ubriachi che indisturbati stavano giocando a pallone sotto la statua del Guercino, tiravano queste pallonate alla statua e nessuno faceva nulla. Io ho chiamato i carabinieri e l'amministrazione, insomma, sotto i nostri occhi sembrava quasi che non fosse accaduto nulla, che ero io quella che esagerava, quella che andava a spaventare la gente facendo certe affermazioni. E ti ripeto, io non finirò mai di fare questa affermazione, anche perché è lo stato che provano le persone comuni, le persone che abitano in questa città, le persone che si alzano la mattina per andare a lavorare, le persone che riscontrano enormi difficoltà, le persone che vorrebbero andare al parco a portare i propri figli ma non possono, perché purtroppo ormai sono vissuti da spacciatori, perché i parchi di Cento, lo sappiamo benissimo, anche il parco della Pandurera vede come protagonisti questi spacciatori che indisturbati fanno quello che vogliono, bivaccano, fanno i loro bisogni senza che nessuno intervenga, e poi la cattiva è la Caldarone, perché dice la verità, e quindi siccome la Caldarone dice la verità, secondo quella sinistra centese, è una persona ignorante, è una persona faziosa, è una persona che non sa, è una persona che non studia, e la Caldarone va interrotta in consiglio comunale perché dà fastidio. Il problema è che la Caldarone, più fate così, più non si ferma, e la Caldarone continuerà a lottare, a stare vicino alla gente, ad ascoltare la gente, a cercare di risolvere i problemi della gente finché non riuscirò ad ottenere ciò che voglio. E cosa veramente, veramente che mi fa impazzire, come hai anticipato anche tu, è la problematica delle strade. Avevo proposto a questa amministrazione di provvedere magari anche con l'aiuto di un mutuo della banca per poter cercare di fare un investimento appropriato, spalmato nel futuro, anche perché sappiamo tutti che se le strade non si toccano per 2 o 3 anni, non si fa manutenzione, nel momento in cui c'è da metterci le mani, il costo sicuramente è più che raddoppiato. E però a quanto pare questa amministrazione, l'unica via a cui interessa mettere mano è via degli orologi, e non sappiamo come mai, ce lo stiamo chiedendo da 2 anni, anche se in realtà è 2 anni che si anticipa questo inizio cantiere, ma insomma ad oggi, dato di fatto, dice che neanche via degli orologi è stata fatta, però ci sarà un proficuo investimento su questa via. Continuiamo a chiederci come mai, visto che ci sono solo un paio di abitazioni, però insomma sarà la gente poi a darsi le proprie risposte, le domande che... Continuano a fare degli investimenti inutili, come ad esempio l'asilo nido di Alberone. Io credo che
Gli asili nidi debbano essere veramente un punto di forza per un'amministrazione, asili, scuole, però vanno anche fatti con ponderazione, cercando di andare incontro alle esigenze vere dei cittadini e non facendo un asilo, investendo milioni di euro per un asilo che servirà al comune di Finale Emilia, perché nessuno dei centesi andrà ad Alberone a portare il proprio figlio, ma verrà utilizzato come facevano con la scuola di Alberone dai cittadini di Finale Emilia che non troveranno posto a Finale Emilia. Perché questo? Perché era un progetto di Piero Lodi, iniziato da Piero Lodi, con delle clausole e andava finito e quindi ovviamente è stato fatto. E quello che mi stupisce, quello che mi lascia veramente rammaricata è il fatto che si spendano tanti soldi per ricostruire un asilo e a Cento abbiamo una situazione disastrosa come quella dell'asilo di Via Pacinotti, dove ci sono bambini che vivono con l'umidità costante perché ci sono delle infiltrazioni importanti dal tetto, addirittura mi riferiscono esserci anche i secchielli per terra. Quindi mi domando perché bisogna spendere dei soldi per agevolare altri comuni quando nel comune di Cento, comunque nelle frazioni limitrofe, c'è bisogno di una manutenzione importante. È una delle altre cose di cui abbiamo discusso e di cui andremo a discutere proprio questa sera con il nostro caro sindaco a Casumaro, il perché dell'investimento di 10 milioni di euro su una scuola. Io vorrei rifare tutte le scuole del mondo, vorrei che tutte le scuole fossero futuristiche, ma le scuole prima di tutto, innanzitutto, devono essere sicure e devono avere dei servizi. Servizi che a Cento nelle frazioni non ci sono assolutamente. Si basti pensare che a Casumaro si investono 10 milioni di euro e più, perché si arriverà a 12-13, per una scuola e nello stesso polo scolastico è stata chiusa una sezione della materna perché non c'erano bambini e non c'erano insegnanti a sufficienza, ricordiamoci questo. Tu non mi puoi andare a chiudere una sezione e costringere i genitori a scegliere se portarli solo al mattino, cambiare struttura e di fianco spendere 13 milioni di euro per costruirne una nuova. Allora, se la scuola è sicura, tu non mi spendi tutti quei soldi, ma con quei soldi fai manutenzione a tutte le altre scuole per renderle sicure e dare dei servizi appropriati ai genitori che lavorano e che non hanno la possibilità di usufruire dei nonni. Questi genitori a Casumaro non hanno neanche servizio dopo scuola. Si vedranno una scuola futuristica senza il servizio del dopo scuola. Questi genitori sono costretti ad andare a pagamento, ad utilizzare un servizio privato per poter riuscire ad andare a lavorare. Questo servizio non è neanche adiacente alla scuola. Quindi con quale coraggio tu mi vai a fare degli investimenti in un asilo che non verrà utilizzato, in una scuola dove chiudi le sezioni, dove non c'è un dopo scuola e lasci marcire un asilo con dentro dei bambini perché ci sono le infiltrazioni? Questa cosa mi fa andare veramente giù di testa. Ecco, quindi il primo quadro, scusa se ti interrompo, insomma, non è dei più rosei e quindi diciamo così... Assolutamente no. Però adesso non voglio... Però delle cose fatte ne sono state, la Pinacoteca, insomma, è partito il teatro, insomma, delle cosine ne sono state fatte. Ecco, di queste cose di cosa pensi? Perché poi, oltretutto, poi ti farò un'altra domanda, così anche l'ospedale. Quindi adesso prendiamo sulle cose. Teniamoci per ultimo l'ospedale, che è un argomento veramente che mi tocca tanto. Cosa ne sono state fatte? Grazie all'amministrazione precedente, che ha lasciato i progetti e i fondi già praticamente sul tavolo, perché sappiamo tutti che la Pinacoteca era stato un progetto fortemente voluto dalla vecchia amministrazione e la Pinacoteca era già stata avviata con un esecutivo, c'erano già i fondi in previsione e questa amministrazione non ha fatto altro che tagliare il nastro, così come ha tagliato il nastro delle scuole di Renazzo, così come tagliare il nastro forse del teatro, progetto che era già stato approvato durante la precedente amministrazione, che ad oggi richiede una valutazione perché c'è stata una variazione dei costi della manutenzione, dei costi del reperimento delle materie prime e quindi c'è una revisione di prezzi e che ha rallentato comunque l'inizio del cantiere. Però le uniche cose che sono state fatte è Pinacoteca e Scuola di Renazzo, ma ripeto, erano già state iniziate dall'amministrazione precedente, quindi se per questa amministrazione andare a tagliare il nastro, prendersi i meriti di altri è sufficiente, credo che a mio avviso non lo è. Ma
La cosa che più mi dispiace è che un nastro non l'hanno tagliato ed è una cosa per cui io veramente ho lottato tanto, 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 ed è la delegazione di Casumaro. Sì, è un altro argomento che... Un argomento che mi tocca tantissimo, perché io ho veramente lavorato tanto con incontri, con riunioni. Ricordo agli elettori, ai cittadini, che il PD, proprio il Partito Democratico, guidato appunto da questa amministrazione, all'epoca dell'amministrazione precedente, votò contro lo stanziamento dei fondi per la delegazione di Casumaro, era contrario, fece chiudere la delegazione di Casumaro, non volle, grazie a Piero Lodi e la complicità di tutti i consultori di sinistra, non fecero aprire il punto prelievi a Casumaro nell'area ex Govoni, perché si impuntavano che un chilometro era troppo, gli va bene probabilmente non avere nulla, bugie su bugie, comizi in campagna elettorale, in piazza, denigrando me, denigrando la destra, che loro, promettendo che loro avrebbero fatto qualsiasi cosa, ad oggi, a quasi 3 anni dalla loro elezione, la delegazione di Casumaro non risulta finita, è chiusa, il punto prelievi non è mai stato aperto, non c'è una progettazione, il polo destinato, il polo medico che doveva aprire con un'infermiera di servizio assieme, insomma, a tutti i medici e una serie di poliambulatori per i residenti della frazione e delle frazioni limitrofe, non si è più saputo nulla e la delegazione, costata tanti soldi, sta marcendo, chiusa, perché nessuno dice nulla. E in più la cosa veramente che per cui lotto sempre tanto, lei ha anticipato anche tu prima, è la condizione delle strade. È inaccettabile, dovrebbe essere il primo pensiero di un amministratore quando appunto si sveglia. E basti pensare che io ho fatto un articolo, ci sono strade con dei buchi segnalati da 2 anni. Ci sono dei buchi nelle strade segnalati da 2 anni. Adesso mi domando quale sia la problematica. Io non dico per riasfaltare le strade, perché sarebbe un'utopia, insomma sarebbe un sogno, anche se non del tutto certo, irrealizzabile, perché così come si è fatto un mutuo, si è acceso un mutuo per comprare la scuola di Corporeno, che è una scuola che sta cadendo a pezzi, milioni e milioni di euro per quella scuola lì, si poteva accendere un mutuo per rifare le strade della Centese, di Cento e di tutte le frazioni. Ma probabilmente questa amministrazione ha degli altri obiettivi, pensa che Cento sia un'isola felice, che Cento sia una città plurale, come dicono loro, che a Cento vada tutto bene, che a Cento non ci sia lo spaccio, che a Cento non ci siano delinquenti, che le strade siano vadano bene, insomma, che i ciclisti certo, non abbiano problemi, che i bambini possano andare a scuola al buio, e che la Caldarone è un ignorante perché li attacca, perché attacca loro, perché attacca Bonaccini. Io non posso, in consiglio comunale non mi posso permettere a nominare Bonaccini, perché secondo loro è Salvatore, sarà il Salvatore che probabilmente farà il terzo ponte a Cento, il terzo ponte magari, ma rifacciamo un attimo le strade. Io penso che una regione che ad oggi non è riuscita a pulire fiumi, come possa investire a Cento su un terzo ponte? Ecco, ti volevo proprio arrivare a questo punto qua del terzo ponte, perché è un punto che è stato discusso nell'ultimo consiglio comunale, l'avete votato, però avete fatto dei distinguo, mi sembra, in quella discussione da te sì, e da Alessandro Guaraldi, che è, diciamo così, l'altro consigliere di Fratelli d'Italia, è in consiglio comunale a Cento. Ricordiamo anche che Alessandro è consigliere provinciale nella provincia di Ferrara per sempre Fratelli d'Italia. Ecco, raccontaci un po' questa cosa del terzo ponte. Semplicemente Fratelli d'Italia non è un partito del no, l'ho già ripetuto in consiglio comunale, è un partito responsabile, un partito che guarda al futuro, che guarda le infrastrutture e che vuole le infrastrutture, così come sta lottando per la Cispadana, altra promessa non mantenuta dalla regione, e lotta sempre per ottenere qualcosa di migliorativo per i paesi, le città. Questo lo sarebbe, però non è la priorità per Cento, parliamone. E io non potevo ovviamente andare contro ad una cosa del genere, perché non mi è permesso dalla mia coscienza poter andare contro un ordine del giorno, perché ripeto, siamo un partito comunque costruttivo e quando c'è da votare sì, lo facciamo, l'abbiamo sempre dimostrato. E quindi la nostra proposta, cioè il nostro accoglimento è stato positivo, sottolineando appunto che però per Cento ci sono altri tipi di problematiche e che andrebbero aggiustate prima le strade. Esatto, esatto. Le strade, gli stradelli,
tutti gli stradali delle frazioni che fanno parte della partecipanza hanno bisogno urgentemente di una manutenzione. Io mi aspetto da questa amministrazione che non si faccia bella davanti agli occhi dei cittadini asfaltando un paio di strade nel corso principale quando passerà il Giro d'Italia, perché non è così che funziona. Io mi aspetto questa cosa. Ci vuole veramente cuore e testa per governare una città del genere. E io non ho mai messo in dubbio che un ragazzo giovane potesse farlo, però purtroppo sta dimostrando, ma non do neanche la colpa all'età, do proprio la colpa al fatto che lui sta utilizzando 100 come suo trampolino di lancio. E, per altri obiettivi, vuoi dire? Come? Per altri obiettivi? Sì, è stato un trampolino di lancio, perché ovviamente è stata una grandissima pubblicità, ma lui non sta facendo nulla per 100, per i centesi, non ci sta mettendo il cuore. E a me questa cosa veramente dà fastidio, perché non è così che si comporta, non è così che si prendono in giro i centesi. Io ho dei ricordi bellissimi di quando ero bambina, della mia 100, quando potevo andare a girare in bicicletta indisturbata, venivo qua in piazza con i miei amici, le strade erano sicure, non c'era gentaglia in giro, era sempre tutto illuminato, c'erano manifestazioni, insomma era un altro vivere, erano anche altri tempi, ma sicuramente c'era gente che lottava per 100, e se c'era da investire, se c'era da fare qualcosa, la faceva per 100. E quello che noi ad oggi invece abbiamo visto è che le strade si stanno rompendo, i servizi ce li stanno togliendo, e purtroppo stiamo perdendo anche l'ospedale. Hai parlato adesso Hai parlato anche sul fatto che quando eri bambino, insomma, riuscivi a vivere 100 in maniera diversa. Quest'anno abbiamo visto, molti si sono lamentati sul fatto che i bambini non hanno avuto la loro Befana a 100, differentemente dalle frazioni, ma le frazioni si sono organizzate in modo anche molto autonomo. Insomma, anche gli eventi natalizi erano molto, molto risicati e... insomma, non è stato un Natale o le feste di Natale molto, molto applaudito da parte dei cittadini, almeno da quello che abbiamo sentito. Sicuramente ci sono state delle cose positive, però nel complesso generale, insomma, sono state abbastanza lamentele. No. Poi il rapporto anche con i commercianti, esatto, che non è sempre idillico tra l'amministrazione comunale e le varie associazioni dei commercianti che ci sono a 100. Sì, i commercianti avevamo iniziato una discussione perché... quando era stato deciso di ampliare il discorso dei day or, non era poi stato dato loro la possibilità di organizzare ristoranti sotto le stelle, perché sempre per una questione di non impegno per trovare i fondi. Si trovavano i fondi sempre per altro, ma non per aiutare i commercianti. Il commercio purtroppo ne risente negli ultimi anni, e se l'amministrazione non va incontro ai commercianti, non aiuta i commercianti, non li incentiva anche economicamente, ma non solo organizzando delle iniziative, ovviamente questo è il risultato: un centro desolato, un centro con le vetrine abbassate, un centro frequentato da spacciatori. E appunto, noi avevamo fatto un'interrogazione vecchia per la questione della Proloco, per tutte le discussioni, vicissitudini legate anche alla fiera che questa amministrazione ha affrontato quasi con personalismo, e purtroppo i risultati sono stati quelli che non hanno voluto aiutare un'associazione, certo, che organizzava da anni, un esempio, sì, proprio banale, la Befana per i bambini, non li ha voluti aiutare andandogli incontro con una piccola somma di denaro che poi serviva per l'acquisto delle calze, e questo è stato il risultato: una 100 nuovamente abbandonata, senza servizi e senza iniziative per i nostri ragazzi. Noi, a tal proposito, abbiamo depositato, proprio io come capogruppo, ho depositato una richiesta di convocazione d'urgenza di due commissioni congiunte, la prima e la terza, e che seguirà insomma a breve, per la discussione proprio del rapporto che ha questa amministrazione con la Proloco e della mancata dei mancati servizi che purtroppo sono evidenti, certo, sotto gli occhi di tutti. E quindi presto vi aggiorneremo anche su questa base. Ecco, un altro argomento, Francesca, che dietro le quinte mi hai accennato che ti stava a cuore parlare, e anche, diciamo così, nei consigli comunali, insomma, l'atteggiamento che hanno nei tuoi confronti, e specialmente il Presidente del Consiglio,
insomma, anche nell'ultimo consiglio comunale, ma non è stato l'ultima, la prima volta, insomma, tu lamenti che vieni interrotta nel bel mezzo della tua esposizione dell'argomento, accusandoti che vai fuori tema. Ecco, com'è questa storia? Cioè, tu hai come consigliere comunale, eletta, diciamo così, dai cittadini, devi rappresentare il cittadino in consiglio comunale. E nel tempo che ti viene assegnato, che è di regolamento, insomma, se tu, almeno a parere nostro, se tu non offendi nessuno e non fai e non crei del disagio agli altri con improperi, insomma, con un atteggiamento non consono a un consiglio comunale, insomma, tu poi saranno i cittadini che andranno a giudicare quello che dici, sicuramente non diversamente. Ricordiamo, non è la prima volta che succede questo. Bene, Francesca, per far vedere ai nostri amici a casa cosa stiamo dicendo, mandiamo un piccolo spezzone dell'ultimo consiglio comunale dove tu stai, diciamo così, dibattendo con il presidente del consiglio che ti stava riprendendo su queste cose che adesso tu ci spiegherai. Così abbiamo questo contributo che ci dà una mano a capire meglio. Abbiamo visto tutti come si è comportata la regione negli ultimi anni, quello che ha fatto Bonaccini per l'Emilia Romagna, non ha fatto Bonaccini. Rimaniamo sull'ordine del giorno. Io infatti sono sull'ordine del giorno non incominciamo con le interruzioni, la ringrazio, posso dire quello che voglio perché ho il mio tempo, non sto andando fuori tema. Presidente, veramente, io non ho voglia di ricominciare la solita storia con lei, sto facendo un discorso e è mio diritto poter dire quello che voglio. No, non è sì, così. Perché per arrivare al punto del mio discorso, io non voglio ogni volta discutere con lei perché come sono andata una volta in prefetto, ci ritorno tranquillamente, va bene? Non è possibile che ogni volta che debba fare un intervento mi collego ad un discorso per arrivare al punto e lei mi debba prontamente interrompere, quando i consiglieri del suo gruppo ci attaccano, ci deridono, fanno quello che vogliono e lei sta sempre in silenzio. Io mi sono stufata, ok? Quindi mi lascia parlare, mi lascia dire quello che voglio finché rimango in tema e sono una persona educata, sono un consigliere eletto dalla stragrande maggioranza di questa città e ho il diritto di dire quello che penso. Posso rispondere? Ok? Faccia quello che vuole. Bene. L'ordine del giorno parla di terzo ponte, viabilità, non di fiumi. Se parla dell'ordine del giorno, continua la discussione, altrimenti no. Non di fiumi. Senta, io stavo facendo un discorso che era collegato comunque a quello che volevo arrivare a dire alla fine. Lei non può. Lo dica. Lei non può ogni volta essere nella mia testa e dirmi quello che devo dire. Comunque, per ritornare, veramente, io reputo sempre assurda questa situazione, è surreale, io non ci voglio arrivare, comunque lei è contento, lei chissà, va bene, contento così, la lascio nella sua contentezza, va bene così. Ultima domanda, visto che non mi è mai concesso finire un discorso, rimanere in tranquillità in questa sede, nonostante siano i cittadini centesi a chiedere di combattere contro il nulla che sta facendo questa amministrazione, andiamo pure avanti nel discorso e mi domando, per questo emendamento, visto che dite che va bene qualsiasi altra struttura, cioè cosa intendete? Qualsiasi altra struttura cosa sarebbe? Non so, una barca sul Reno che collega 100? Cosa sarebbe qualsiasi altra struttura se non un ponte o una bretella? Cioè? Cosa ne pensi? Allora, penso questo, che ovviamente la politica a 100 si fa con personalismo ed è quello che sta accadendo nei miei confronti. Siccome io ho il coraggio di dirgli in faccia quel che voglio, quel che sento, quel che mi dicono le persone, quello che è sotto gli occhi di tutti, trovano la scusa del fuori tema. Fuori tema che però non viene mai menzionato quando lo fanno gli altri. E agli altri è sempre concesso poter dire tutto ciò che pensano, facendo anche discorsi, collegandosi in vari modi a quello che pensano, a quello che vogliono dire, e sostenendo delle tesi a me non è mai permesso. Nel momento in cui io inizio a attaccare l'amministrazione, inizio a attaccare il presidente della regione Bonaccini per quello che non ha fatto a 100, vengo interrotta con questa banale scusa del fuori tema, quando in realtà gli stessi consiglieri che fanno parte del gruppo di Orgoglio Centese del presidente Matteo Veronesi si permettono di andare fuori tema, di discutere ordini del giorno che non c'entrano nulla durante il loro tempo, di offenderci, perché io personalmente, come hai detto tu,
non mi sono mai permessa, e tutti potete vederlo nei consigli comunali o comunque su Facebook, a offendere nessuno. Ma non ho mai offeso nessuno. Non sono mai andata sul personale, perché anch'io potrei dire qualsiasi tipo di cosa su una persona, ma non mi permetterei, perché la politica è una cosa e la vita privata è un'altra, e nessuno ha il diritto di poter giudicare gli altri. Io non l'ho mai fatto, non mi sono mai permessa di scrivere su Facebook arrampicatori sociali. Non andate a votare, detto da consiglieri, E ignorante, quella non capisce, quella non si informa, il sindaco stesso me l'ha detto in consiglio comunale. Durante l'ultimo consiglio comunale abbiamo fatto una mini capigruppo, mi è stato chiesto più volte se io capissi, cioè cose del genere. Mentre io faccio gli interventi ci sono consiglieri di fianco a me che ridono. Ma dove siamo arrivati? Ma io rispetto tantissimo le istituzioni, io ritengo che l'istituzione sia comunque un dovere, perché io ho preso un impegno e devo comunque rispettare questo impegno dando un esempio che loro non danno, e pur di mettermi a tacere, che poi è l'unica arma che hanno, perché quando io dico la verità purtroppo non hanno altra scelta per demolirmi, è quella di provare a mettermi a tacere, di interrompermi, di farmi perdere il filo del discorso sperando che io mi stanchi. C'è stato un momento in cui le offese erano arrivate talmente, andate talmente oltre, mi hanno offeso come persona davanti alle mie figlie. Quella volta, quell'episodio mi segnò tantissimo. Tantissimo, perché io ho le figlie grandi, hanno Facebook, leggono sempre tutto. A volte non capiscono questa mia scelta, questa mia passione, mi chiedono: mamma, ma perché lo fai? Comunque io tolgo del tempo alle mie figlie, tutto il mio tempo libero lo dedico alla politica, lo dedico a studiare, ai consigli comunali. Tutti mi accusano di essere, di farlo per soldi. Io vi ricordo solo una cosa. Io lavoro in fabbrica, faccio i turni, e tu lo sai benissimo, sì, sì. Faccio i turni di notte spesso pur di guadagnare qualcosa in più, perché un consigliere comunale, a differenza dell'amministrazione, prende 32 euro lordi, parliamo di lordi, ogni seduta di consiglio comunale, quindi una volta al mese, due volte al mese. Certo, quindi sì, chi mi accusa di farlo per soldi, vi anticipo questa cosa, un consigliere comunale come me prende circa 400-500 euro all'anno, e pago il parcheggio, quando vengo in consiglio comunale pago la benzina, le fotocopie me le faccio da me. C'è un certo impegno. Parliamone, quindi. La loro arma è questa, mettermi a tacere. Io sono stata già dal prefetto e ci andrò sicuramente di nuovo. Bene Francesca, adesso passiamo un altro argomento che abbiamo accennato, l'ospedale, una questione molto importante per Cento, perché l'ospedale di Cento è sempre stato un fiore all'occhiello, tanti investimenti da parte anche della nostra fondazione Cassa dei Risparmi di Cento, perché insomma sono stati fatti dei investimenti importanti, però ultimamente insomma c'è un sentore non positivo, almeno da quello che la gente capisce, perché sembrerebbe che o il pronto soccorso, il punto nascite è stato sospeso e non si capisce quando rientrerà, che si possa rientrare a fare dei parti a Cento. Si sa che il Premier è sempre stato un fiore all'occhiello anche da questo lato, insomma anni fa si riusciva a portare anche circa 1000 parti all'anno nei tempi d'oro, però ultimamente sembrerebbe che non ci siano più così improvvisamente questi numeri di parti da consentire, a meno da quello che dice la sanità regionale, da consentire l'apertura del punto nascite. Però in generale sull'ospedale insomma ci sono insomma, dei chiari scuri che fanno intendere che non vive un gran momento il nostro ospedale. Ecco, come gruppo, come Fratelli d'Italia e anche il gruppo come del centrodestra insieme alla lista civica Avanti Cento, insomma qualche mese fa avete fatto una raccolta firme che ha avuto successo, perché avete raccolto in pochissimo tempo 7.070 firme, diciamole tutte perché è importante anche un'ultima firma, anche una firma sola, che insomma avete presentato in regione, insomma non è che anche queste 7.000 firme sono state prese così ad applausi, perché la regione insomma oggi le mettiamo al dibattito, insomma c'è stato un po' di lungaggine anche a presentare queste firme. Ecco la tua opinione, che sicuramente possiamo immaginare che non sia delle più positive. No,
E come mi hai detto, una volta c'erano mille parti, oggi no, per forza se chiudono. Beh, diciamo, l'informazione parla di 800 parti negli anni negli però anni se d'oro. Continuano a chiudere, sì, insomma, ecco, non ci arriveremo più. Comunque sì, e io fui la prima a, insomma, far noto sui giornali di una possibile chiusura. Mi arrivò, mi giunse questa voce da parte di alcuni operatori che appunto dicevano che che avrebbero chiuso il reparto maternità. Quando uscì sul giornale, il sindaco fece degli articoli con la sua solita faccia sorridente, perché ormai per lui è diventato un gioco andare sui giornali e far finta che vada tutto bene, insomma, con le solite storie, dicendo, facendo finta, insomma, che non fosse vero quello che stavo anticipando. In realtà, a distanza di veramente pochissime settimane dalla mia uscita sui giornali, fu invece confermato tutto ciò che pensavo. Fu fatta inizialmente un'interrogazione a livello comunale da parte di tutti e tre i gruppi di centrodestra, chiedendo delucidazioni, chiedendo spiegazioni, chiedendo se corrispondesse comunque alla realtà dei fatti quello che le voci che circolavano da tempo su una possibile chiusura dell'ospedale, un depotenziamento del reparto maternità, un depotenziamento del pronto soccorso. Ci fu risposto che non era assolutamente vero, che si sarebbero informati. Noi all'epoca, ricordo che abbiamo depositato una richiesta di istituzione di una commissione speciale riguardante l'ospedale, e ci fu concessa, fu votata da tutti, e, cosa che ci sembrò strana, che nonostante fossimo stati noi proponenti non ci vogliono dare la presidenza proprio per non farci decidere eventuali dati eventuali, e anche lì fu, insomma, un dibattito. Il giorno dopo la costituzione di questa commissione si venne a sapere appunto che il reparto sì, doveva chiudere, senza che nessuno di noi fossimo informati, quando in realtà il sindaco già era a conoscenza di tutto ciò. E insomma, fatta questa, insomma vari incontri, vari interpellanze, varie richieste al sindaco, non ricevendo risposta, abbiamo deciso di iniziare, insomma, questa raccolta firme. Certo. Io ero la proponente, la sottoscrittrice appunto di questa raccolta firme, e ricordo che ci fu veramente una manifestazione grandiosa da parte di tutti i cittadini, perché sentivano che questa cosa poteva realmente accadere, cosa che poi, insomma, si è dimostrata nei fatti. E vi ricordo che in giro di veramente pochissimi giorni, una ventina di giorni, siamo riusciti a raccogliere 7.070 firme a Cento e nelle frazioni, perché l'ospedale di Cento è un'istituzione, è una delle poche cose che ci rimane per Cento. L'ospedale di Cento viene utilizzato anche dalle frazioni al di fuori delle province di Ferrara, da tutti i comuni limitrofi. Era un fiore all'occhiello l'ospedale di Cento. Certo. Si può vantare di avere dei primari, degli operatori, dei medici straordinari, ha un servizio sanitario d'eccellenza. Adesso non è paragonabile sicuramente a quelli di grandi città, però per una cittadina come Cento avere un ospedale vicino, quando si tratta di poter intervenire con urgenze in casi in cui se non intervieni con urgenza, insomma, rischi la vita. Sì, certo, perché poi Cento, diciamo così, essendo, diciamo così, a cavallo di tre province, l'ospedale serviva non solamente il territorio, esatto, centese, ma anche alcune zone, diciamo così, del bolognese, esatto, come San Giovanni. Anche perché dopo la decisione di spostare poi l'ospedale da Ferrara verso Cona ha messo a disagio ancora di più l'utente, perché comunque, se ci pensi, anche solo partorire e doversi fare 45-50 sì, minuti, infatti, per poter arrivare è rischiosissimo. E noi avevamo già lottato in passato perché volevamo che Cento avesse un pediatra fisso con la neonatologia natale, insomma, nel reparto maternità e una serie di cose. Poi in realtà purtroppo ce l'hanno chiuso definitivamente, dico definitivamente perché speranze di riaprirlo non ce ne sono. Noi, depositando queste firme, abbiamo la scelta di depositarle così in fretta, perché noi avremmo potuto raccoglierne molte di più, ma noi avevamo fretta di avere risposte, volevamo arrivare in regione con 7.000 firme, e c'era appunto la garanzia di discussione con un ordine del giorno a livello regionale, e noi abbiamo deciso di depositarle immediatamente. Siamo andati in regione e sono passati tantissimi mesi prima che questa
cosa venisse con varie sollecitazioni da parte della, anche della capogruppo in regione di Fratelli d'Italia, Marta Evangelisti, che ringrazio tantissimo per il sostegno costante che ci ha dato con le sue istanze, con i suoi interventi, per arrivare appunto a definire una discussione. Discussione che è avvenuta questo gennaio, dopo praticamente 7 mesi circa, sì, 8, certo, in ritardo, c'erano delle tempistiche da rispettare che non hanno assolutamente rispettato. Abbiamo sollecitato anche questa cosa, però va bene, capiamo che la regione era in difficoltà, doveva cercare di giustificare quello che stava facendo. La cosa che ci fece arrabbiare tantissimo è che il sindaco Accorsi, il sindaco della città di Cento, votò il bilancio della sanità, nonostante il bilancio prevedesse dei tagli, votò a favore di questo bilancio regionale. La cosa ci fece davvero infuriare, perché in quel momento capimmo che lui, anziché sbattere i pugni sui tavoli che contano, anziché difendere la città di Cento, anziché difendere l'ospedale di Cento, ha preferito votare un bilancio dettato da Bonaccini e non andare contro Bonaccini, sì, contro la politica. Ricordiamolo che era molto impressivo, ecco, per quello che è. È un bilancio che ha un prevede un buco di bilancio enorme, si parla di milioni di euro, quindi cosa ha fatto? La Regione Emilia Romagna, dopo aver fatto questo buco di milioni di euro, ha dovuto cercare di fare dei tagli per recuperare, per evitare il commissariamento. E quindi niente, detto ciò, il sindaco Accorsi non ha lottato per la città di Cento, non ha lottato per l'ospedale, tantomeno l'assessore Pedaci, che lavora all'interno dell'ospedale, non ha fatto assolutamente nulla. Hanno accettato in silenzio la decisione di Bonaccini, hanno anteposto il bene della città di Cento, il bene del loro partito, scusate, al bene dei cittadini di Cento, dicendo sì a una dinamica partitica, sostanzialmente. Certo. Cosa che io non farò mai, per quanto ami questa bandiera. Se Giorgia Meloni un giorno dovesse dirmi una cosa del genere, sappiate, non lo direbbe mai, però insomma, di sicuro da parte mia ci sarebbero altre che pugni sbattuti sui tavoli o insomma così. E quindi niente, da questa riunione si vince praticamente il nulla. Si parla di tagli, loro vorrebbero far arrivare la colpa al governo che non ha colpa, anche perché la sanità è gestita esclusivamente a livello regionale e sappiamo benissimo che la regione negli ultimi 10 anni è stata governata da presidente Bonaccini. E nel verbale che mi è arrivato e che vorrei anche condividere, adesso prima o poi lo condividerò con voi, si dice chiaramente che il reparto maternità di Cento è stato chiuso per mancanza di reperibilità di operatori, di ostetriche, che non avevano abbastanza ostetriche per poter mandare avanti il reparto, che un medico era in malattia e visto insomma l'andamento negativo di queste assenze, sono stati costretti a chiudere il reparto momentaneamente. Il momentaneamente doveva essere un mese, dopodiché sono diventati 6 mesi. Certo. E loro dicevano che erano in attesa di una proroga che poi era arrivata, ma loro insomma hanno continuato a tenerlo chiuso. Ad oggi il reparto di maternità risulta smantellato, perché abbiamo anche documentato con fotografie che il reparto maternità è smantellato, perché hanno tolto le vasche per il parto in acqua, insomma una serie di cose che ci preannunciano la totale chiusura. E da un documento della regione si evince che la problematica è stata una carenza di personale e a voce dicono altro. Intanto l'ospedale ha delle infiltrazioni d'acqua nel reparto radiologia. È una notizia di poco tempo fa. Di poco tempo fa, ascensori che si bloccano durante un'urgenza. E pronto soccorso, che è stato menzionato sempre durante la discussione in commissione regionale, che è stato come progetto pilota per i nuovi progetti insomma dei pronto soccorso, che prevede appunto questi depotenziamenti e la formalizzazione solo di cose non urgenti, che avverrà a Cento. Quindi probabilmente se io dovessi avere un infarto a Cento non potrò più essere curata, farò un tempo a morire, andare a Cona. Detto ciò, e oltretutto chi deve andare a Cento adesso non ha neanche più parcheggi, perché gli sono stati tolti anche i parcheggi, pochi che erano bianchi sono stati fatti diventare parcheggi a pagamento con le strisce blu, e quindi gli utenti si ritrovano a non avere un servizio adeguato, perché a Cento manca il reparto maternità, l'urologia è stata chiusa col reparto di degenza,
radiologia con macchinari nuovi che vengono rovinati dalle perdite d'acqua, pronto soccorso depotenziato, parcheggi a pagamento, pochi perché certo, quelli che c'erano li hanno tolti. Ditemi voi, cioè se... Ecco, ci avete tolto anche l'ospedale. Da questo lato, Francesca, ecco, sull'ospedale alcuni hanno detto, diciamo così, la mancanza di personale, però sembrerebbe che il comune o l'amministrazione comunale non faccia nulla per rendere appetibile il territorio, facendo delle proposte, non so, per dire diamo un contributo per gli affitti a quegli infermieri che vogliono insediarsi, venire a lavorare al nostro nosocomio e quindi insediarsi anche come residenza a Cento, e li agevoliamo anche con dei contributi sull'affitto. Ecco, era stata una delle nostre discussioni, delle tante discussioni, perché veramente ne abbiamo fatte tante, anche se non si vedono, non sempre le mettiamo sui giornali, e avevamo fatto varie proposte, quello di pubblicizzare innanzitutto l'ospedale e non come fanno certi consiglieri che vanno, scrivono su Facebook non andate a partorire a Cento perché il servizio non è adeguato, non è così che si risolvono i problemi. Se vogliamo che le nascite, le donne in gravidanza inizino un percorso, devono anche essere rassicurate, devono essere incentivate con iniziative che aiutino appunto la donna a scegliere un percorso piuttosto che un altro, o comunque in mancanza di reperimento di operatori specializzati, in questo caso di ostetriche o comunque di pediatri, di medici. Come dicevi tu, una delle cose che avevamo detto era quella di aiutare con dei contributi, appunto, per nel caso in cui qualcuno avesse il problema dell'affitto, di andarli incontro pagandoli magari l'affitto, o di trovare tantissime altre soluzioni affinché appunto si scongiurasse quello che è accaduto. Per rendere appetibile, diciamo così, il nostro territorio. Per esatto. Dire, purtroppo facciamo appunto parte di questa commissione che è assolutamente inutile, è una commissione in cui non ci ascoltano, una commissione che per essere convocata... Sì, non è che abbia lavorato tanto, mi sembra che è stato convocato un paio di volte. Un paio di volte, e io addirittura durante la serata, durante una delle prime commissioni, ebbi un incidente. Proprio quella sera, mentre venivo in commissione, fui trasportata in ospedale in ambulanza, e ebbero il coraggio di criticarmi in commissione perché ero assente quando io ero in ambulanza. E questo, cioè, è ridicolo. E comunque siamo a questi livelli. E niente, questa commissione, che se non viene sollecitata da noi, non viene mai convocata. ASL assente, che fa finta di non accetta le nostre proposte. Ripeto, veramente... Sono demoralizzata. Diciamo così, molto demoralizzata, perché sono demoralizzata. Abbiamo letto alcuni, diciamo così, tuoi interventi anche negli ultimi comunicati stampa, dove anche la voglia di fare politica era venuta meno proprio per questi atteggiamenti, e per questo modo di fare che avevano anche nei tuoi confronti. Però gliela lascerei vinta, se io mollassi gliela lascerei vinta, io non gliela lascerò mai vinta, perché vorrei vedere Cento, non dico tornare come quella di una volta, perché penso che sia impossibile, anche perché, i tempi sono cambiati e poi ormai ci sono state troppe cose che hanno radicalmente cambiato questa città, però vorrei che Cento prima o poi fosse governata da una persona che l'ha vissuta, da una persona grande, da una persona che ci tiene, che non ha altri scopi nella vita, di una persona che vuole semplicemente vedere Cento vivere. E le frazioni essere messe alla pari di Cento. Diciamo, Francesca, che per le elezioni amministrative comunali di Cento c'è ancora un po' di tempo, non è che sono imminenti. Purtroppo c'è ancora troppo tempo, e però, la mia speranza era quella che il sindaco se ne andasse a casa insieme a tutta la sua giunta, tante volte hai invocato le dimissioni, farebbe un regalo a tanti. Le dimissioni del sindaco. Purtroppo non credo che accadrà, a meno che non ci siano, insomma... delle sorprese durante le elezioni regionali, insomma ci auguriamo tutti, però non credo che insomma di ricevere questo regalo e quindi ci dovrà purtroppo toccare di aspettare ancora tanto tempo e guardare la nostra città, le nostre frazioni abbandonate, completamente abbandonate, sotto il degrado. E quindi veramente non so più a questo cosa... punto, Franceschi, io dopo aver diciamo così fatto una disamina su quello che è stato il 2023, perché diciamo così tutte queste cose sono accadute più o meno
in questi, negli anni passati. L'ultima battuta è per parlare del 2023, vengo qua a fianco a te per lanciare proprio l'ultima parte della nostra intervista. Parliamo del 2023, perché 2024. Parliamo del 2024, perché come dicevamo il 2023 l'abbiamo già discusso, diciamo così, in modo qualcosa avremmo anche tralasciato, però diciamo così in linea di massima le problematiche che abbiamo vissuto sono quelle. Ecco, il 2024 per Fratelli d'Italia e per la vostra azione come gruppo in Consiglio Comunale, quale sarà? Quali problematiche avete a cuore per portare avanti nel 2024? Allora, 2024 che si prospetta purtroppo come il 2023, e battaglie che non finiremo mai di portare avanti, nonostante non siamo mai stati ascoltati e non verremo ascoltati, ma continueremo comunque a proporre sempre e comunque, perché non ci stancheremo mai di farlo, di studiare, di lavorare e di cercare soluzioni per la cittadinanza. Le nostre lotte sicuramente saranno quelle di una detassazione, che ha visto appunto, come ti dicevo, l'aumento delle tasse nella città di Cento, di una lotta contro la delinquenza, contro lo spaccio, contro l'abbandono che c'è all'interno dei parchi, che c'è in piazza, una lotta... Insomma, la sicurezza, non abbiamo accennato molto, però è sempre stata una vostra priorità come gruppo. È una nostra priorità, cosa che non lo è affatto per questa amministrazione e lo vediamo tutti i giorni. Sicuramente una delle lotte sarà quella di riuscire ad ottenere dei servizi in più per i genitori che portano i figli all'asilo, di manutenzione per le scuole e non solo la costruzione di un'unica scuola che prevede un'esagerazione, un esborso di milioni di euro, ma la lotta più importante sarà quella sul territorio per i centesi, per il punto, per l'ospedale. Per l'ospedale? Nel suo complesso, perché sì, il punto nascita è importante, perché però da quello che abbiamo capito anche l'ospedale ha qualche, insomma, qualche... La nostra lotta più grande sarà quella di salvaguardare l'ospedale, di perlomeno mantenere i servizi che ci rimangono, certo. Perché non dico sperare che ce ne aggiungano, perché sappiamo benissimo che una volta tolti i servizi di sicuro non ne aggiungono, ma sicuramente lottare innanzitutto per preservare quelli che ci sono già e chissà in un futuro cercare di, con nuove proposte, con una nuova amministrazione, di portare a Cento anche altro, cioè quello che Cento si meriterebbe. E che non ha. Va bene, ecco, Francesca, comunque la priorità, come abbiamo visto, in conclusione è l'ospedale, come tanti altri argomenti. Ecco, però sull'ospedale, da quello che mi dicevi, insomma, ci sono anche delle iniziative che verranno portate avanti in questi giorni dal tuo gruppo, coinvolgendo anche autorità del tuo gruppo qui a Cento. Ecco, ce ne vuoi parlare? Vuoi farci un accenno su questa oltre cosa? Oltre a tutte le iniziative, la richiesta di istituzione di una commissione speciale, la raccolta firme, che ha visto appunto la discussione in regione, e le varie istanze che stiamo facendo, farò un giro all'interno dei reparti con un senatore per capire un attimo, insomma, com'è la situazione realmente all'interno dell'ospedale. E sicuramente, ripeto, sarà il focus del 2024, perché non permetteremo a nessuno, a nessuna politica, a nessun pensiero politico di distruggere quello che Cento ha e di farci perdere un servizio così importante come quello dell'ospedale. Bene, Francesca, siamo in conclusione di questa chiacchierata. È stata una chiacchierata molto bella, importante, non dobbiamo, è anche abbastanza lunga, sei stato un fiume in piena come sempre. Io non posso altro che fare augurare a te e al tuo gruppo buon lavoro e per il lavoro che svolgete qui nel Comune di Cento e anche per il nostro territorio, non è solamente per il Comune di Cento. Grazie mille, grazie a tutti. Ciao ciao.